approccio snello comporta un drastico cambiamento nella gestione dell'azienda. L'azienda che segue questo tipo di approccio può però ottenere grandissimi risultati in termini di riduzione dei tempi di attraversamento, aumento della qualità dei prodotti, aumento della sicurezza in azienda e miglioramento della sostenibilità ambientale. In sintesi possiamo dire che chi segue questo tipo di approccio impara a fare di più con meno. Mi è interessato molto la Value Stream Map perché è il primo strumento per capire dov'è la tua azienda e come puoi generare valore per il cliente. E un altro bel tema in questo masterclass è stato l'indicatore ambientale OSR. Finalmente troviamo la capacità non solo di eliminare gli sprechi in azienda, ma di consumare le risorse veramente per quello che meritano e per dare un valore aggiunto al cliente. Innovare vuol dire aprire nuovi campi, dare una mano all'ambiente vuol dire dare sostenibilità alle aziende e nuova crescita di sviluppo. Beh, sicuramente uno dei temi più interessanti è quello riguardante le 5S, specialmente è uno dei temi che stiamo cercando di applicare per un reparto produttivo di montaggio che sta diventando anche uno strumento anche commerciale per portare i clienti in visita all'azienda. La tecnica delle 5S, il TPM e anche lo SMED sono delle tecniche molto basilari se viste in se stesse, ma se applicate con efficacia in qualsiasi ambito lavorativo possono veramente responsabilizzare il dipendente, il collaboratore e finalmente si può cominciare a introdurre quella filosofia in cui la prevenzione e gli atteggiamenti proattivi possono veramente dare nuovo valore e nuova marginalità all'azienda e soprattutto al processo.